Allora, quando analizziamo questi bilanci, per esempio, c'è un bilancio di una società, e questo è periodo di approvazione, che ci dicono c'è un utile, la perdita in miglioramento. Già il fatto che ci sia comunque una perdita in miglioramento non è un segno positivo, no? È come se ti sei sempre malato, ma migliora. Ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Allora, settimana scorsa avevo estratto dalla trasmissione Cose di Calcio su Radio Bianconera e condotto da Antonio Paolino l'intervento del professor Simone Brancozzi, direttore generale di Fondazione Identità Bianconera, nonché consulente, nonché commercialista, esperto, grande esperto del settore finanziario, che aveva parlato di quelli che erano i bilanci e avevano accennato insieme a quello che poteva essere un appuntamento cadenziato settimanalmente per poter appunto approfondire quelli che sono gli aspetti legati a un bilancio, ovviamente in chiave calcistica, quindi per quanto riguarda le squadre di calcio. In questa seconda puntata ho fatto allo stesso modo, estratto quello che è stato l'intervento del professor Simone Brancozzi, si parla ancora di bilancio e in particolar modo è stato intitolato questo suo intervento quello che i bilanci nascondono. Quindi una lettura che secondo me è molto interessante al di là di quello che sono i risvolti. Appunto si è parlato di la società che si sta vantando di migliorare i conti, invece di una società come la Juventus, che se si combinano alcune situazioni, ovviamente non voglio dire nulla per non spoilerare nulla, ma anche se nella prima puntata si era accennato, si potrebbe anche pensare a un utile già il prossimo anno. Però, insomma, nel dettaglio il professore si va a esprimere quello che è un suo giudizio, dando appunto degli esempi, spiegando in maniera, diciamo così, terra terra, in maniera molto semplice, quello che è un concetto che a volte, insomma, ci sembra fin troppo complicato. Non voglio allungare più di tanto quello che è il discorso, vi lascio a quello che è il suo intervento. Mi raccomando, io oltre a quello che insomma, invito all'iscrizione al canale, è assolutamente importante, attivare la campanellina, mi raccomando, così come il like perché dà degli input importanti all'algoritmo di YouTube per andare a considerare meglio quelli che sono i miei contenuti. Io vi invito a supportare veramente la Fondazione Identità Bianconera e qui trovate il link quindi della loro homepage fondazionejb.com così come lo ritrovate in descrizione. Quindi mi raccomando, vi invito a valutare l'ipotesi di poter sostenere concretamente quello che è la fondazione. Ma la sostenere non è solo eventualmente quello che è, diciamo banalmente, l'iscrizione che sono 29 euro annuali perché alcuni insomma tendono a confondere, ma è un sostentamento anche di un passaparola. Parlare di quello che è l'attività della fondazione, condividere quelli che sono i loro messaggi, condividere quelli che sono, tra virgolette, gli YouTuber che vanno a sostenere questa loro attività, condividere quello che è il pensiero, cercare un po' in qualche modo di diffondere il loro verbo. Insomma, quindi anche in quel modo si può aiutare la fondazione, non solo, diciamo, tra virgolette, banalmente quello che è la quota, ma anche e soprattutto al diffondere quello che è sono gli obiettivi, la mission della fondazione, che è la loro mission, ma è anche la mia. Quindi mi raccomando assolutamente. Vi lascio a quello che è l'intervento del professor Simone Brancozzi. Arriviamo a Eccoci. quello che i bilanci non dicono, professore. Qui cambiamo la veste e dobbiamo parlare perché io mi sono. Oggi dovremmo chiamarlo quello che i bilanci nascondono. Ah, oggi lo chiamiamo quello che i bilanci nascondono. Mi spieghi perché? Quello che i Io ho bilanci due nascondono. tabelle davanti a me, di altre, le altre, le Le definiamo altre, così. ecco, no, non facciamo nomi, No, però facciamogli. Mi spieghi siccome cosa dobbiamo andare a vedere? uno degli obiettivi di questa nostra rubrica è che cazzeggiando parliamo un po' di economia aziendale, quindi diamo dei parametri per aiutare chi fa altro a leggere quello che ci viene propinato, no? Allora, intanto ricavi e costi. I ricavi per le società di calcio non sono tutti uguali. Allora, l'utile e la perdita sono la differenza fra i ricavi meno i costi. Quindi c'è stata una perdita di X o c'è stato un utile di X, ma questo utile è frutto di ricavi e perdite. Ora, i ricavi non sono tutti uguali. Facciamo un esempio per una famiglia. Lo stipendio è un ricavo caratteristico, genuino. Tu ci puoi contare quest'anno e ci puoi contare sempre. Poi, se l'azienda ha avuto una stagione particolarmente buona e tu hai fatto un buon lavoro, magari ti prendi pure qualche premio.
ok? E quello va ad aggiungersi ai ricavi, ma non è un ricavo caratteristico, è un ricavo che possiamo ipotizzare che ci sarà anche il prossimo anno, ma non è sicuro, mentre lo stipendio è sicuro. Poi ci sono i gratta e vinci, ci sono le vendite straordinarie, ci sono i regali straordinari. Quelli lì non sono regali, non sono ricavi, sono ricavi straordinari, si chiamano. Ora, parafrasando quello che succede nella squadra di calcio, i ricavi delle attività sportive, quindi lo stadio, gli sponsor, i diritti TV, sono i ricavi caratteristici, quelli che ci sono quest'anno, ci saranno il prossimo anno e ci saranno per sempre. Poi ci sono i ricavi derivanti dalla partecipazione alle competizioni, e quelli ci sono e non ci sono dipende da come va la stagione, ed è uno dei motivi per cui penso che quest'anno noi non abbiamo preso ancora la punta, perché si aspetta la qualificazione agli ottavi di finale. Perché la Champions, la qualificazione di ottavi finale, per noi vale 50 milioni, 53 all'incirca, sì. 50 milioni, quindi se tu a gennaio sei dentro, ti puoi permettere di spendere 50 milioni, se non ce l'hai, quindi tu gli hai fatto la domanda a Motta, bravissimo, ti devo fare i complimenti, hai detto, ma lei l'ha condivisa con la società questa scelta? E lui ha detto sì. Quindi penso che a tavolino abbiano detto, noi diamo via Ken, 4 gol e un assist, 13 milioni, quindi plusvalenza da far ridere, e rimaniamo solo con Vlahovic, perché se poi ci qualifichiamo, è il punto che non abbiamo preso, perché Gatti non è entrato martedì, grida, vedrai quanto peserà quel punto lì, il punto, il pareggio con lo Stoccarda, lo 0-0 con lo Stoccarda peserà tantissimo, e quindi ecco, quindi no, con lo Stoccarda non è andata così bene, professore, è andata malino. No, se pareggiavamo 0-0. Ah, se pareggiavamo, scusa, ho capito, ho detto magari... Scusami, al 94esimo metto Gatti, in quel senso lì, la palla in tribuna, porto a casa un punto. Vedrai quanto pesa quel punto. Quel pareggio lì mancato ci peserà. Peserà. Avevamo un punto, Antonio, tu va via, non puoi mettere Raui esterno a sinistra e sprecare l'ultimo cambio, cioè Gatti in panchina, hai tolto anche Turan e non avevi più colpitori di testa. Quello è un errore, l'ho detto pure la volta scorsa, però andiamo avanti. Ti dicevo, allora, quando analizziamo questi bilanci, per esempio, c'è un bilancio di una società, e questo è periodo di approvazione, che ci dicono c'è un utile, la perdita in miglioramento. Già il fatto che ci sia comunque una perdita in miglioramento non è un segno positivo, no? È come se ti sei sempre malato, ma migliora. In questo bilancio ci sono delle plusvalenze che sono state fatte a luglio 2023, che pesano per circa 70-80 mila euro. Quelle plusvalenze che hanno determinato una perdita bassa, nel prossimo anno non ci saranno. Quindi i ricavi caratteristici e forse quelli da competizione, cioè ti rispari su, come dicono quelli bravi, cioè a parità di condizioni, senza plusvalenze, il prossimo anno ci sarà una perdita di 100 mila euro. Quindi quando leggete i bilanci, andate a vedere quanto incide si chiama il trading player, cioè la differenza fra acquisti e vendite, perché se pesa tanto come plusvalenza è un problema, perché dovete togliere quel valore al valore dell'utile o sommarlo al valore della perdita, perché quella è la perdita genuina. È un po' come se ti dico, guarda, a casa spendiamo 20 e abbiamo 10 di stipendi, siamo 10 sotto, poi però è arrivato il gratta e vinci, ci ha dato 15, quindi abbiamo avuto 25, quindi copriamo i 20, ma il prossimo anno torniamo a 10, abbiamo 10, ok? Non so se è chiaro, Antonio. Sì, assolutamente, magari... assolutamente. Noi abbiamo cominciato a chiacchierare con te, caro professore, proprio per abituare, insegnare, quindi, educare un po' bilancio, all'educazione finanziaria. Andate a vedere i ricavi caratteristici, e lì la Juve, noi pesano poco le plusvalenze. Noi, l'ho ripetuto, lo ripeto ancora, se ci qualifichiamo probabilmente il prossimo bilancio è inutile caratteristico, non inutile con drogato, con le plusvalenze, che non vuol dire che sono delle cose fittizie come è stato detto a noi, ma sono delle cose che oggi ci sono, domani non potrebbero non esserci. Quindi il buon analista, quando vede un bilancio che è inutile per ricavi straordinari, guarda storto, è come il fumo negli occhi. Ok, quindi guardateli bene, perché poi la propaganda, l'enfasi, come scritto, in calo, si produce il prossimo anno, saranno, leggete bene, perché sono tutti quanti poi puntellati dal trading player, cioè dal,
dal mercato dei calciatori. Poi ci sono i debiti. Allora, i debiti, come ho scritto nel mio libro Il contadino, l'imprenditore e il Vangelo, ci sono i debiti buoni e i debiti cattivi. I debiti buoni sono quelli che ti scadono piano piano e che riesci a coprirli con i ricavi caratteristici. Quindi una famiglia c'ha un mutuo di 400 euro al mese, lo riesce a coprire bene con lo stipendio, quello non è un debito cattivo. Ma se tu hai un bond bullet, tecnicamente, cioè one shot, che scade tutto all'improvviso, tu devi trovare i soldi in quella data per coprire quel bullet, perché se non ce l'hai in quella data non è che puoi dire li guadagnerò. Non so se è chiaro, Antonio. Quindi se noi abbiamo dei debiti, io e te abbiamo 1 milione di debiti, tu ti scade in 30 anni, a me mi scade domani mattina, non è uguale avere 1 milione di euro di debiti, perché io le devo trovare entro un giorno i milioni per pagarli, tu hai 30 anni di tempo per pagarli. E magari è da tempo, ecco, che tu provi a saldare e non ci riesci, mi viene in mente da dire. E proprio per questo lo rinegozi a tassi di interessi molto alti. Ci sono società di calcio che pagano il 12-13% di interesse. Anche noi non ne pagavamo tanto. Ma noi, per esempio, la Juve l'anno scorso, una cosa che non ha detto nessuno, cash, ha estinto 184 milioni di obbligazioni in scadenza e le ha pagate tutte, senza battere ciglio. Quindi, quando uno guarda della famosa continuità aziendale, che è la capacità dell'azienda di rimanere in equilibrio economico-finanziario sine die, questa è la continuità aziendale, che è necessaria per l'iscrizione al campionato, deve valutare A, il reddito è genuino o è estemporaneo, dovuto dai ricavi extra caratteristici. I debiti, perché molti dicono l'indebitamento è diminuito, ma bisogna vedere che tipo di indebitamento, perché l'indebitamento a breve, e 2026 potrebbe essere breve, lungo, dimmelo tu quant'è, perché se tu devi pagare una certa somma nel 2026 e i soldi quest'anno rimetti, il prossimo anno bene che ti va rimetti, bene, rimetti poco, dove troverai i soldi del 2026? Mi aspetterei che l'azionista di riferimento dica, a supporto della continuità aziendale, guarda come fa Exor per la Juve, non vi preoccupate perché se mancano i soldi li tiro fuori io, ok? Allora, ecco, mi viene la domanda, assolutamente, la morale in una battuta, perché qui a me tu mandi 1000 fogli, documenti, i giornali ci spiegano, poi vedo i titoli che dicono risultato netto migliore rispetto all'anno scorso. E poi vado a vedere indebitamento finanziario netto, una batosta. Cosa mi fanno pensare? Cosa mi fa pensare un indebitamento finanziario netto importante, molto importante? Un indebitamento finanziario netto, se scade presto, devi, e tu non hai reddito perché sei in perdita, mi devi dire chi lo paga o no. Eh sì, perché la terza, e dove li prendi quei soldi? O guadagni soldi o devi trovare qualcuno che te lo paga, o quantomeno qualcuno che te lo rinegozia, come giustamente detto tu, e te lo riallunga. Ok? Ecco, tutto quanto questo in alcuni casi non ce ne sono soltanto. Professore, alcuni, dobbiamo salutarci. C'è qualcuno al papà alle spalle che paga, qualcuno no, a me verrebbe da dire. Sì, come è. Questo papà deve essere anche lui solvibile, perché in passato ci sono stati dei nonni, più che dei papà, sì, che non erano in grado di pagare, anche se avevano detto che erano in grado di pagare. E quindi l'indebitamento aumenta sempre, perché c'è quel tasso che cresce. Ho incominciato a capire qualcosa, adesso vado a rileggermi e riascoltarmi il tuo podcast. Poi interessi pagati a società all'estero con tassazione di favore, quindi senza sapere chi c'era dietro questa società, insomma un mondo che se pagava papà o mamma, insomma, ho capito. Non si sa chi era dietro, chi c'era dietro papà e mamma, forse c'era qualche amante. Finiamo con il dubbio. E allora riascoltate, e ogni volta una puntata nuova. La prossima settimana di cosa parliamo? Di quei valori. Parliamo della valutazione dei follower. Valutazione dei follower. E dei fan. Follower e fan. Preparatevi, compiti per la prossima settimana. Ascoltatevi, ecco, il podcast. Invito i fratelli a visitare il nostro sito fondazionejb.com. Come sempre, anche perché chi non l'ha ancora fatto vuol dire che non conosce
cosa fanno, e ce ne sono di cose che fanno per il bene di tutta la famiglia bianconera. Grazie professor Brancozzi. Abbiamo appunto ascoltato quello che è stato l'intervento del professor Simone Brancozzi. Io spero che insomma sia stato tanto chiaro quanto l'ho valutato io, perché appunto ha fatto capire bene alcune differenze tra ricavi, tra costi, tra indebitamento, insomma, e quant'altro. Tra l'altro la prossima puntata, come ha detto, si parlerà della valutazione di quello che è la società per quanto riguarda quelli che sono i follower, insomma, ovviamente in termini un po' più moderno, come appunto i fan oppure i tifosi concettualmente. Ovviamente io starò lì a andare a estrarre, così come ho fatto nella prima e nella seconda puntata, quello che sarà l'intervento del professor Simone Brancozzi. Oltretutto vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale, è assolutamente importante, attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nel momento in cui vengono fatte delle nuove live. Like è importante per sostenere il canale, perché dà un input importante a quel maledetto algoritmo di YouTube, e ripeto, come ho già fatto prima, vi invito a valutare l'ipotesi di aderire alla fondazione, così come sostenere l'attività della fondazione diffondendo anche quelle che sono le loro battaglie, che devono forzatamente essere le battaglie di tutti, e ripeto, di tutti noi juventini che hanno a cuore appunto la Juventus. Detto questo, penso di aver detto tutto, io vi ringrazio e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve e duculo all'Inter, insomma, per rimanere in termini calabresi. E ci vediamo alla prossima puntata, appunto cercherò di seguire questo format del professore.